intervista sulle disavventure del Marini. Cosa ti è successo ieri, Marini? Ma ieri, quando sono venuto via dalla vetrina, c'era brutto tempo, nella foresta della vetrina, fino a dopo il cerchietto, c'era una gran nebbia. Poi sono andato abbastanza bene, che girava, però c'era più luce, è andato tutto bene. Poi dopo, nei pressi di Cirello, sotto quello di Cirello, anzi nella località di Cani, c'è una semicurva. Questa semicurva, che però prima ho visto, perché c'era un po' di nebbia, poi c'era venuto sopra, c'era una grande chiazza di gasolio. A un certo punto la macchina non l'ho potuta più controllare, perché andava per conto suo e sbandava da un lato e da un altro. Io cercavo di fare la contromanovra, ma a sinistra o a destra, ma non c'è niente da fare, la macchina andava diritto. A un certo punto ha raschiato il parapetto e l'ha buttato giù per un di muro, poi dopo si è schiantata direttamente in un pilastro di ma te c'avevi l'airbag, c'è aperto? Sì, l'airbag. Di piede. No, la botta non è stata, diciamo, forte, pesante. Perché la velocità fortunatamente era bassa, io non è che vo in modo diciamo insicuro, spregiudicato. La macchina d'altra parte ha battuto una cosa ferma, ha preso una gran botta e quindi si è fermata. Meno male si è fermata, perché di sotto, quando sono sceso, e c'era un balzo, sarà stata una ventina di metri. Ha chiamato l'assistenza? No, c'è stato una brava persona che ha messo il furgone, che era dietro a me, il furgone sulla corsia interessata, dove c'era questa pezza di gasolio, si è fermato, si è prodigato e annuncia, e fermava gli automobilisti e gli diceva di stare sulla parte sinistra, perché era pericoloso. Dopodiché ha fatto anche le telefonate a carabinieri, polizia. Carabinieri, polizia. Tra l'altro voleva chiamarmi anche l'ambulanza, ma io ho visto così, che ma guardi, vado all'ospedale, perché potrebbe essere dopo si è preso un colpo alla testa, alla cervicale, ma ora io mi sento bene. Diciamo, non ho avuto nemmeno paura. Poi la paura mi è venuta a casa il giorno pensando a che potevo essere morto. Vabbè. E lì poi sono arrivati i carabinieri, hanno fatto tutti i luoghi, hanno bloccato il traffico in due sensi, hanno poi fatto le fotografie della macchina, preso le distanze, tutto quanto, tutte le operazioni, e poi hanno verbalizzato tutto quanto. Vabbè, senti, la macchina dov'è? È sfatta? Era più tolta. Ti ci vuole la macchina nuova? Ti ci vuole la macchina nuova? Una bella Panda 4x4 rossa con la faccia e il martello davanti. Meno male si viene da ridere, Marini. No, con la faccia del PD, con il tema del PD. Sì, mettiamoci quello del PD. Poi la faccia di Renzi anche ci mettiamo. Perché se ti è andata bene lo devi a Renzi, lo sai che lui fa tutto lui in Italia. Se non c'era lui ti andava male, invece con Renzi l'ha votato e lui per riconoscenza. Fa anche miracoli. Ti ha fatto il miracolo, sicché viva San Marco, San Matteo Renzi. Via, ti è andata bene, io ti saluto. Ciao ciao, ti ringrazio del mangiare, perché ho mangiato molto bene. Speriamo che. Sono contento per te. E speriamo che ti capitino spesso di questi incidenti, così mi inviti a mangiare. Un saluto, un abbraccio, ti voglio bene, ciao ciao ciao, Walter Giusti.